Si è radunata ieri al Meridiana Leclanese di Padron Casale per festeggiare la salvezza in eccellenza. I canarini hanno conservato la categoria con un turno di anticipo, una cena per brindare al traguardo raggiunto, anche senza l'ausilio dei playout. Una soddisfazione doppia per il centrocampista Mirko Tammaro, autore di 4 gol, tutti decisivi. Gioia grande per lui, Mirabelliano Doc. A differenza dell'anno scorso, che giocavamo per vincere, per salvarti è sempre difficile, una squadra maggiormente, tutti i ragazzi alla fine l'anno scorso abbiamo giocato in promozione, quindi quest'anno riconfermarci è stato difficile, ci siamo riconfermati, mi sono riconfermato e sono contentissimo. Gioia grande per lui, Mirabelliano Doc. Parola al miele per una dirigenza che meriterebbe un supporto maggiore. Il prossimo anno c'è da rivedere qualcosa come società. È una società che c'è solo Casale e Pino Tammaro che si fanno in quattro per farci stare bene, per non farci mancare mai nulla. Sono contento anche per il presidente Pino Tammaro che ha dato una grossa mano a Casale. Gli faccio i complimenti per la salvezza anche a lui. Sono fiero di essere stato il suo giocatore preferito, dai. È lui che mi ha portato a Mirabella di nuovo, mi ha coccolato e questo è il risultato. Sulla stessa lunghezza d'onda, il capitano Fabrizio Garzone. Un gruppo bellissimo, un gruppo fantastico. Ci siamo stretti, siamo uniti, ci siamo voluti bene. Si vede, questo se l'abbiamo portato poi anche in campo, ci siamo aiutati in ogni difficoltà. Mentre l'esperto Gianluca Guardabascio ci tiene a sottolineare quanto questa salvezza possa essere considerata una vera e propria impresa. Sorpresa sì, per tanti motivi. Prima di tutto perché la società comunque viene, diciamo, da il primo anno, diciamo, di eccellenza organizzato in un certo modo. Dopo il successo dello scorso anno non era facile organizzare una stagione nuova in eccellenza, però nonostante molti scettici siamo riusciti a portare avanti un progetto e quindi a salvarci meritatamente, secondo me. Quindi diciamo che per noi è stato come una vittoria di campionato.